Bologna è di nuovo lo squadrone che tremare il mondo fa. E al fatidico grido di Ale Ale i tifosi petroniani accolgono i rossoblù che hanno riconquistato lo scudetto dopo molti anni di astinenza. Le scene di entusiasmo che farebbero fremere d'invidia qualsiasi divo della canzone si susseguono. Il pullman, con a bordo i neocampioni, si dirige verso la villa Dallara. Prima che la vedova del presidente del Bologna riceva i giocatori, avviciniamo Fulvio Bernardini. Siamo tutti molto felici per aver battuto una grande squadra e aver coronato il nostro sogno di quest'anno. Però nello stesso tempo siamo tutti molto rattristati perché quello che doveva esserci non c'è. Povero Dallara. Il grande Bologna lo aveva fatto lui e chissà quante volte in questi ultimi anni aveva sognato di poterli abbracciare uno ad uno, i suoi campioni d'Italia.